di Rete Sole, benvenuti a una nuova puntata di Che Calcio Vuoi. Finalmente si vede proprio che è Natale. La Ternana ha vinto una partita di campionato, la terza di questo girone d'andata, fondamentale, l'avevamo detto la puntata scorsa, contro la Pro Vercelli, come sempre una partita thrilling dai più volti, perché è andata subito sotto dopo appena 3-4 minuti, però fortunatamente è riuscita subito a impattare il risultato, a portarsi su addirittura sul 4-1, e poi sul 4-1 un po' la squadra, un po' l'arbitro, la partita si è riaperta fino al 4-3. Dal 4-3 in poi però finalmente questa squadra è riuscita a gestire il risultato, a portare a casa 3 punti che sono di platino in questa occasione per il proseguo del campionato. Ne parleremo come di consueto con gli ospiti della trasmissione, che sono Gigi Manini, buonasera, Buonasera, buonasera. e Gianni Giardinieri. Ciao Enrico, buonasera a Buonasera a tutti. te. Allora, io direi di cedere la parola a Gigi per l'editoriale su questa partita. Finalmente, Gigi, ci voleva. Perché Io direi di diamante più che di platino, sti 3 punti perché veramente. deve essere contrario per forza? Cioè, non è possibile, Insomma, no? Vabbè, di diamante, va diamante per bene. sempre, eh. Ecco. Ci volevano perché la classifica poi se la guardiamo togliendo i due con un, insomma, con un disgraziato pareggio sarebbe stata veramente terribile. Invece a 21 rimane, che insomma, raggiungiamo l'obiettivo che ci avevamo prefissato durante il girone d'andata, che era quello, non dico massimo, ma insomma, buon obiettivo, che era quello di rimanere attaccato al treno di salvezza. Con 21 punti, adesso c'è ancora una partita con l'Avellino. Diciamo che siamo ancora, può ancora succedere di tutto. Ci sono alcune squadre che abbiamo messo nel mirino. Non so se l'Entella che è pari a noi o altre, forse ce ne sono altre che sarebbero come rosa più deboli, ma insomma noi restiamo in lotta. La vittoria è importantissima per questo. Poi è venuta, come l'hai raccontata te, sul 4-1, insomma almeno il 4-1 doveva garantirci la sicurezza, invece neanche il 4-1 ce l'ha garantita. Ci abbiamo messo, diciamo, un po' noi, un po' l'arbitro, hai detto bene te. Il calcio di rigore sembrava netto dal vivo, invece rivisto non è così netto. Poi gliel'ha fatto pure ripetere. Insomma, Saia non è stato simpatico. Insomma, gli episodi arbitrali stanno un po'. All'inizio dicevamo di no, però adesso cominciano a diventare 3 o 4 quelli sfavorevoli, quindi insomma bisognerà parlarne anche di questo. Direi che poi si sono concentrati in particolare dopo l'uscita di Pocchetti sulla nazionale, Ma non lo so sulla se. Ma federazione, c'è sul da Belen, cioè dire. da lì in poi mi sembra che è stata un'escalation di questi C'è da dire che episodi negativi. la Pro Vercelli del secondo tempo ha giocato bene, anche dopo il 4-1. Quella del primo tempo è stata veramente inguardabile. Non so, Azzori, non lo so, non lo deve spiegare a noi, lo spiegherà ai giornalisti Vercelli come gli è venuto in mente di schierare quella squadra. Poi quando ha messo Vaiushi, Bifulco e poi Castiglia, la squadra è cambiata. Io non capisco come, tante cose non le capisco, anche perché non sto a Vercelli, ma veramente, cioè, ma non perché poi hanno giocato meglio, perché quelli sono giocatori buoni. Tra l'altro ha cambiato il modulo da una partita all'altra, poi è tornato al 4-3-3. Quasi che i giocatori volessero dargli un segnale, come per dire noi vogliamo giocare così. L'assenza di Firenze, che è un uomo di classe Adonia, d'altro a me non è che convince tanto, ma al di là di tutto questo, quindi Azzori ci ha aiutato, ma le nostre Non ingenuità, c'erano dubbi. ma L'avevamo le nostre detto. ingenuità difensive ci hanno per l'ennesima volta fatto tremare, e anche Con le l'arbitro. attenuanti del Sì, caso. beh, assolutamente, poi magari ne parliamo di questo, e anche l'arbitro, perché insomma il calcio di Vabbè. rigore non era così netto, poi l'ha fatto ripetere, non tutti gli Poi ce arbitri n'era uno per noi l'avrebbero che fatto. Poi dopo forse altrettanto. c'era un fallo di mano. Insomma, vabbè, però alla fine gli ultimi 10 minuti invece tu l'hai anticipato bene e la Ternana per una volta ha dimostrato di gestire meglio il finale. Devo dire che la Pro Vercelli è una società simpatica, fatta di persone per bene, compreso l'addetto stampa che è il più gentile come sempre di tutti gli addetti stampa che ci sono in Serie B, perlomeno dei nostri avversari, lasciando perdere il nostro. So, è una società signorile, ma noi questi 3 punti li dobbiamo prendere, quindi secondo me in questo caso anche alcuni metodi scorretti, che poi non è che abbiamo esagerato, però siamo stati un pochino più furbi. Io dico che quando dovremo giocarci la salvezza, tattica vincente quando si gioca in casa col pubblico a favore, è che ogni ripartenza dell'avversario il nostro attaccante casca per terra, come una vera Madura. matura, e poi dopo l'avversario lì si innervosisce, qualche volta si ferma, qualche volta no, ma poi se non si ferma tu protesti, è il modo migliore per fermare l'offensiva avversaria, perché noi in realtà quando ci attaccano comunque il gol rischiamo sempre di prendere. Quindi l'unico sistema è essere un po' furbi. Se l'avessimo fatto qualche volta forse avevamo qualche punto in più e stavamo
sicuramente uno strepitoso Montalto. Montalto 4 gol, cioè c'è poco da dire, è un record per la Ternana in Serie B, secondo me è uno strepitoso Plizzari, anche certo, che classe 2000 migliora di partita in partita. Due grandi sorprese, perché che il portiere fosse così bravo non lo immaginavamo. Beh, sì. Chiudo, perché poi vado. Portiere sì, però, dai. No, che era bravo, sì. Era bravo, ma che potesse fare il titolare in questo modo, certo, in Serie B, lasciava no. Molti dubbi, la sua inesperienza. Bisogna riconoscere che la rosa è stata valutata durante l'estate, modesta. Qualche giocatore invece ci sta sorprendendo. Uno è Plizzari, un altro è Montalto. 11 gol, nessuno se l'aspettava. 11 gol, tra l'altro, di pregevole fattura. È un genere avanti, forse... Non voglio esagerare, ma fai i migliori 5-6 della Serie B. Quindi... Ieri, per esempio, ho fatto tutto il campionario, che sono di destro, di sinistro, di testa. Tutto questo per dire, che tante volte nel calcio basta un bravo portiere. È un bravo, centravanti come l'Inter, perché l'Inter è poca cosa, però c'ha quelli due. Per fare una squadra, l'Ternana con questi due se la gioca, senza questi ieri il portiere scambiato. Non lo so come finiva, io l'ho detto, secondo me finiva neanche in pareggio. Perché il portiere loro ogni tiro entrava, no? Soprattutto il primo di Montalto. Insomma, da 30 metri, 5 tiri, 4 gol, Montalto. Invece il nostro ha parato tutto quello che era possibile parare, anche il rigore aveva parato. Quindi, insomma, portiere e centravanti mi pare che ci stanno permettendo di rimanere attaccati a questo benedetto treno salvezza. E poi, scusa se... leggevo anche il titolo, terza fondamentale vittoria. Gianni, il tuo di commento. Torno sui due giocatori di cui parlava Gigi, Montalto e Plizzari, perché secondo me hanno rappresentato un po' l'andamento della gara, no? Quindi 4 gol tra il primo tempo e l'inizio subito del secondo tempo, e però anche delle grandi parate del nostro portiere. Quindi gli eccessi e i due giocatori agli antipodi dello schieramento, quindi una grande fase offensiva, ma ancora da risolvere alcuni problemi in fase difensiva. Con tutte le attenuanti. Con tutte le attenuanti. Che era stavolta. Poi una nota: avere un grande attaccante e avere un grande portiere non solo portano punti, ma costituiscono due quinti della famosa dorsale che ogni squadra dovrebbe avere per da gettare come base per l'inizio e poi tutto il campionato. Quindi un portiere, un difensore centrale, il regista e poi l'attaccante, e al limite anche un rifinitore o comunque un giocatore dall'ultimo passaggio. È stata una partita che ha, per certi versi, secondo me, ribadito i soliti concetti di queste 18-19 partite, e cioè la squadra ha comunque dimostrato di avere una grinta non indifferente, perché abbiamo preso per l'ennesima volta il gol nei primissimi minuti, c'è stata l'ennesima reazione convincente, ancora una volta c'è stata la dimostrazione che questa squadra comunque ha delle trame offensive certamente interessanti, ma ancora una volta dopo il 4-1 la squadra si è un po' persa, ha un po' ripiegato, però come ha detto Gigi, negli ultimi 10 minuti la gestione finale invece ha denotato un netto miglioramento da questo punto di vista. L'unica cosa che appunto al mister, poi lo possiamo vedere anche quando faremo la tattica, è che non ha effettuato il terzo cambio. Ecco, quello è una cosa che io avrei fatto, perché se non vado errato al 43esimo o al 41esimo del secondo tempo ha messo Varone, ci stava la possibilità di fare anche il terzo cambio, anche per farlo prima. Anche prima, e comunque insomma io l'avrei sicuramente fatto per perdere quei 30 secondi, un minuto che comunque no, alla fine si fa uno lontanissimo e fa il cambio. Sì, certo. Senti, la prova di Angiulli. Secondo me non possiamo prescindere dal terzo centrocampista e da quel centrocampista. Sì, guarda, possiamo vedere direttamente se Alessio è pronto. Introduciamo così la fase. Sì, perché è proprio d'accordo. Un argomento di discussione. Assolutamente d'accordo. È argomento di discussione. Ternana infatti che si è schierata col 4-3-1-2 contro il 3-5-2 iniziale della Provercelli, e come stavi dicendo tu, rispetto ad altre partite come Palermo, abbiamo giocato con un centrocampista in più e quindi una linea a 3. La Provercelli invece si è schierata con un atteggiamento un po' strano, perché la fase difensiva era alquanto così un po' improvvisata, perché c'era Mammarella che giocava in possesso sulla linea dei 5, ma in non possesso andava a fare il quarto. In realtà Ghiglione rimaneva un po' più alto di lui, per cui era
una scalata di Mammarella sulla linea dei difensori. Germano, Vives e Altobelli scalavano insieme a Ghiglione tutti verso sinistra e facevano una linea a 4 a centrocampo. Questo però è stato un problema per l'interprete di questo movimento, cioè Mammarella, perché a volte trovava delle difficoltà e si trovava tra la linea dei centrocampisti e la linea dei difensori, e ci ha agevolato C'ha anche parecchio 35 questo. anni. Quindi noi 3 contro 3 in mezzo, molto più dinamici, molto più veloci e anche molto più grintosi di un schieramento invece avversario che a centrocampo aveva 3 giocatori sostanzialmente dello stesso passo e soprattutto dei piedi, a parte Vives, non certo come dire, di prima qualità. Sia Altobelli che Germano sono sostanzialmente due mediani. Paolucci, con uno schieramento con la difesa a 4, ha potuto giocare un po' più alto, questo gli ha consentito di avere una presenza maggiore a fianco di Angiuli e Defendi. E Defendi, io ho visto questo movimento, spesso andava alto a destra e rimaneva quasi sulla linea dei giocatori offensivi a fare una sorta di 4-2-3-1. 4-2-1-3, scusate. Quindi una Provercelli che si è schierata, come diceva Gigi, lasciando in panchina i suoi giocatori più talentuosi, Vagliucci, Castiglia e Bifulco, Più Firenze che stava a e casa. Firenze che stava a casa con la febbre. Nel secondo 10. tempo, pronti via 4-1 per la Ternana con il colpo di testa di Montalto, e dopo una decina di minuti, all'undicesimo, c'è stato il cambio che poi ha generato un netto invece miglioramento nelle prestazioni della Provercelli. Vagliucci e Bifulco per Morra e Bergamelli, quindi più qualità, più dinamismo. E soprattutto cambio modulo, quindi 4-3-3 della Provercelli. E questo che cosa ha consentito alla squadra avversaria? Di andare a fare l'uno contro uno sui nostri esterni bassi che avevano spinto tantissimo, Favalli e Ferretti. Quindi Bifulco dalla parte di Favalli e Vagliucci dalla parte di Ferretti, da un lato hanno contenuto i nostri esterni bassi, dall'altro si sono resi molto pericolosi perché sono due giocatori veloci e anche di buona qualità. In mezzo invece è rimasta la parità numerica, quindi sempre 3 contro 3. Tremolada, che nel primo tempo aveva trovato qualche difficoltà, nel secondo tempo ha avuto due o tre occasioni molto buone, è cresciuto nettamente in termini prestazionali. Perché? Perché giocando 3 contro 3 e non avendo, diciamo, loro più un centrocampista, sostanzialmente si sono messi nelle condizioni di lasciargli più spazio. Quindi Tremolada è rimasto senza marcatura. Ed infatti è andato, come ho detto, 2 o 3 volte vicino al gol. Nella parte finale del match, quando siamo arrivati al 4-3, il mister ha fatto entrare Varone al posto del Tremolata stesso. Ci siamo schierati con un 4-4-2 molto classico per fare un po' di densità a centrocampo, per tenere palla e soprattutto per gestire fondamentalmente il risultato. E la partita è finita così, quindi meglio di Però la così terza non poteva sostituzione andare. la poteva fare. La terza la poteva fare perché, secondo me, anche lui, il mister, deve un po' migliorare in questo, perché come con il derby, La anche stessa al cosa. derby non aveva fatto la terza sostituzione, non capisco perché non l'abbia fatta anche ieri, insomma. Ho finito, Beh, secondo me, no, perché avevamo detto ne parliamo dopo, la difesa ha denotato i soliti difetti. Stavolta c'è l'attenuante di tre assenze pesanti, diciamo pesanti, secondo me valide, però anche gli altri due, boh, sono altro perché gli altri non hanno giocato quasi mai e mai insieme. Devo dire che Marino non è andato neanche male, No, eh. affatto. Vitiello conferma di non essere in grandissima forma, insomma la difesa è il primo gol, ma l'avete visto tutti come abbiamo preso dopo 2 minuti, Ce un gol l'abbiamo. del genere, poi abbiamo rischiato di nuovo, non so se avete Ce visto. l'abbiamo, guarda, Gigi. Insomma, questo gira dietro al nostro, lì, insomma, vabbè, diciamo che non ci eravamo sistemati, ripeto, stavolta c'erano molte attenuanti. Io non so quanti gol abbiamo preso quest'anno, ma insomma ne abbiamo presi tantissimi. Qui una volta superato, poi dopo lì prova Ferretti a chiuderlo, ma diciamo che l'errore non è di Ferretti, ma di Marino che si fa girare intorno Eh sì. da Marino questo. però ne aveva due, se possiamo Sì, vabbè, Marino e adesso per Vitiello fanno tornare tutte e due. all'inizio. Ecco, ferma qui, senza, vedi, Marino ne sta marcando due in questo Sì, momento. è Vitiello che è troppo Vitiello non esterno. sta troppo sulla sinistra. E poi Marino, guarda, perde la sua zona perché segue l'attaccante, vedi come lo segue? Si fa spostare e perde la linea di passaggio. Perché
Però Vidiello stava troppo esterno, sicuramente. Va bene. E non questo, stava neanche insomma, Morra non era Gigi Riva. Questo, sì, però erano lui da solo contro due. Apposta, è strana proprio come... Più no, poi ci sono state altre occasioni. Poi questo ripresa... è il pareggio. Il mandato, sì. Lo vediamo, ha fatto un bel tiro, ma insomma gol. Il portiere non è stato proprio... Qui diciamo, c'è una carica, sì. Qui ha fatto un gran gol. No, ed è, secondo me è stato fondamentale perché certo, pareggiando subito sì. La partita l'abbiamo rimessa, se no ci saremmo innervositi. Dopo poteva diventare tutt'altro. Grande partita. Sinistro, collo pieno, palla forte. Tanto ha fatto un bel gol. Però, a questo punto vediamo tutto quello che non c'è. Non so da se Pezzali l'avrebbe preso questo per per concludere. È rimbalzato anche è il 2-1, ma Marella è ingenuo perché si ferma. Chi fa una bella cosa perché Ferretti. Pensa che Ferretti non ci arrivi mai, invece ci arriva bene. La stoppa, la mette dietro bene. E la mette bene dietro. È grave l'errore di Mammarella. Anche però, qui il portiere è un non, è lui. Non è incolpevole, dai, di studiare di destro. Qui Mammarella non si vede, però era quello che dicevo prima. Cioè Mammarella stava spesso tra la linea dei centrocampisti e la linea difensori. Ma Mammarella c'ha quasi l'età nostra, voglio dire. C'ha 36 anni. Ottimo il lancio di Paolucci, anche in occasione. Alla fine del calcio degli anni purtroppo... Purtroppo alla fine pesano. Qui fa una bella cosa Carretta che poi dopo invece si fa ammonire inspiegabilmente, o forse no, e poi dopo insomma non giocherà Avellino. Poi non so se giocherà la Ternana dopo a gennaio, boh, da vedere. Ecco, vedi, per esempio anche qui la Provercelli. Stai mettendo un po' troppa carne a fuoco, Gigi. Qui parliamo dei nostri errori. Dopo. Guarda l'errore della Provercelli, noi parliamo dei nostri errori. Il terzo difensore qui ancora non si vede, Mammarella non si vede e quindi non va a rifare la linea 4, linea completamente sconclusionata, guarda Montalto come sta solo, c'ha 20 metri di vantaggio. C'è un paio di giocatori con l'Holter secondo me. In più c'è un altro dei nostri completamente libero e Mammarella qui non... Comunque fa un gran tiro, fa un gran tiro. Grande tiro, Metta a fil di qui forse il portiere veramente qui non poteva fare nulla. Quarto gol pure, non questo so era imparabile. Il quarto gol di testa, bello, perché tutto. È una splendida torsione. Una volta che c'è questa ampia scelta di qui fa un da vedere. Sembra facile, ma non è facile perché fa una splendida torsione e la mette sull'angolino. Anche una bella reazione. Anche un gran gol. Qui c'era la marcatura e qui la pro era messa anche abbastanza bene. Non so se te l'ha capito, Mondatti, ma me l'ha annullato, perché vedi, all'inizio non esulta, poi si rende conto. Forse pensa, ma hanno fatti quattro, insomma, sarà il caso che esulto. Andiamo avanti. Poi dopo Vagliucci che fa forse il più bel gol della giornata. Qui è completamente solo. Poi è un po' solo, come al solito. No, un po' solo. Completamente solo. Era per usare un eufemismo. Ce ne sono 9 della Ternana. Certo, se prendi un gol così sull'1-1 da rabbi. Ma ce ne sono 9 della Ternana in aria. È surreale questa cosa. Scusa, puoi rimettere... Diciamo che c'è qualcosa che non va. Contali. Diciamo, diciamo che c'è qualcosa che non va. Non va. Difesa zona. E lui è libero dall'inizio della azione. Sono messi... 14, si vede bene. Guarda, se tu... Completamente solo. Due fotogrammi dietro si vede la linea della difesa... A zona fatta male. Sì, l'abbiamo vista, ma purtroppo questo però chi lo marca? È davvero zona, ma... No, non sono fatte due linee, vedi, hanno fatto una linea e poi, vedi, ci sono 5 giocatori in diagonale. Tu guarda, da Paolucci a Giulio. Sono 5 giocatori messi in diagonale. Secondo me, secondo i dettami della difesa a zona, l'ultimo della seconda linea doveva uscire su Vagliucci. Esatto. Invece va là... Ma non c'è proprio la seconda linea però, perché se tu lo vuoi vedere non hanno fatto proprio la seconda linea. Va bene... Andiamo avanti. E poi dopo c'è sto calcio di rigore che dicevamo non è così netto. Sembrava netto dal vivo, ma soprattutto l'attaccante trattiene per primo lui Favalli. Sì, sì. E poi dopo si tu. Qui lo prende. Qui dopo si toccano. Poi dopo spalla a spalla corrono. Cioè, alla fine è generosissimo. Direi di sì. Come rigore. Direi di sì. Davvero Favalli è incredulo. Qui, qui è l'altro che lo sta tenendo. È stato furbo. Forse Favalli col piede destro tocca la caviglia del piede sinistro. Sì, comunque a noi non ce ne perdonano uno. Bifulco, guarda. Vedi? Sì, sicuramente. Sì, però quello si lascia andare. Sì. Ma è che lì se quello stoppa la palla in aria ti salta, rischi di fare calcio di rigore. Comunque, vabbè, rigore, dubbio. Poi dopo però lo para e glielo fa ripetere. Insomma. Oggettivamente Marino stava sul dischetto di rigore al momento del tiro. Sì. Guarda dove sta. Però quello si ferma pure.
Sì, no, ma è regolare anche il movimento In di effetti Diaz. l'arbitro è ballato da Marino. Manco, neanche lo vede più il giocatore. Marino, diciamo È che se adesso bisogna essere anche una. stato ingannato dal fatto che Diaz si è fermato, quello è ovvio. Però Marino Certo. non può fare quel Però sarebbe insomma lì. basta, l'ha parato Sì, l'arbitro. però insomma in ogni decisione dubbia ultimamente, non parlo dall'inizio del A campionato, tutte conto. sì, è vero. tutte, perché col Palermo il rigore là fuori e te lo dà, poi con noi diciamo che non era nettissimo, il rigore c'era con la mano, poi dopo il rigore dubbio glielo dà, poi è vero è entrato Marino, ma non sempre gli fanno ripetere i calci di rigore, no? È raro Sì. e te lo fa ripetere, poi segnano, poi alla fine se fanno quattro pari, io non lo so come esce No, comunque sempre. la tesi di Enrico è che questi episodi si sono C'è stata un'escalation evidente si dopo sono quella sparata. sì. Non vorrei che qualcuno si è risentito. Diciamo che a Palermo è facile comunque che magari l'arbitro non ti aiuti. Però col Perugia questa Col Perugia comincia a quella è essere grave. un po' tante. Vogliamo fare una pausa? Un po' rientriamo con le pagelle, dai. Vai. Ok, pubblicità. Goditi solo il meglio del sole. Riccutelli Giampiero dal 1966 a Terni è leader in produzione e montaggio di tende da sole su misura per esterni, terrazze e balconi, sempre in armonia con lo stile della tua abitazione. Riccutelli Giampiero è esclusivista Corradi con l'innovativo sistema Pergotenda, le strutture outdoor Bioclimatics, i gazebo e le vele per arredare l'esterno con un design ricercato. Goditi al meglio il tuo spazio esterno protetto dal sole e approfitta delle detrazioni fiscali del 65%. Riccutelli Giampiero e a Terni, in strada di Recentino 62. Avevo paura di donare il sangue, ma poi con questo gesto ho aiutato Elena, Filippo, Samir, ma anche molte altre persone. Eccoci di nuovo in studio e con un titolo che direi è emblematico, Poker vincente di Montalto, primo giocatore nella storia della Ternana a segnare 4 gol in una stessa partita, in una singola partita in Serie B. Assolutamente sì. E introduciamo anche le pagelle dei tifosi di rossoverdi.com che andiamo adesso a leggere e a commentare. Allora, Plizzari 7,82 direi meritatissimo, Assolutamente. questo ragazzino gioca con col piglio del veterano è migliore e migliora di partita in partita. Marino 6, Favalli 6,26, Vitiello 5,87 e manca un terzino, sbaglio, Ferretti, dove sta? Ferretti non c'è. No, vabbè, ce lo siamo persi. Lo vedremo. Niente di male. 6 e mezzo, Ecco, glielo diamo noi il volo, sufficiente. direi sì. Beh, considerato che era una vita che non giocava, che ha finito palesemente la birra nel secondo tempo perché era anche logico, come aveva i grandi Però Marino, si è comportato come anche egregiamente. Un altro altri erano in per l'assist. difficoltà, direi una prova positiva. Certo, lascia perplessi che questo giocatore abbia fatto la prima prova positiva al 21, Ma 20 di ha dicembre. giocato un'altra volta mezz'ora, cioè il giocatore mezz'ora Sì, non si no, giudica. no, nel senso che Paolucci. se si fosse svegliato prima qualche altro elemento della rosa, forse non saremmo in questa condizione di classifica. Direi i voti sono quelli, forse un po' severi con Vitiello, perché alla fine. Beh, insomma, la difesa non è stata impeccabile. No, quello no, però considerato che insieme già non hanno giocato mai. Colpisce il 6 tondo tondo di Marino. Sembra Politico. per Sembra dire. un 6 politico. Nella ripresa, Mi sembra un ma secondo 6. me la Nella ripresa è ripresa è stata andato migliore. bene, dai. Sembra quelli 6 quando Primo vanno tempo no. i compiti di matematica. 6, cioè. Vabbè. Paolucci 6,48, Defendi 6,08, Angiulli 6,57, Varone
senza voto, anche se è andato bene quei 10 minuti, se ha lottato e ci manca pure, diciamo, Giulio non deve uscire più, mo non so se poi allora, insomma, a me sembra un giocatore fondamentale in questa non so squadra. Se noi lo diciamo magari lo leva, allora diciamo darci, io lo leverei, ma io dico, continuo a dire quello che mi pare, non è che c'ho grossi problemi, no, tante volte sì, io diciamo così, beh, diciamo che dobbiamo giocare, sì, ma non è che se per fare un dispetto alla moglie uno si taglia, scherzo, no, al di là di Angiulli è il caso di dire che tre centrocampisti, sì, però Angiulli, c'ha ragione Enrico, fondamentale, secondo me è quello che c'ha più dinamismo, cioè magari Paolucci c'ha altre caratteristiche, ma Giulli ogni volta che gioca, ma sono d'accordo, mi sembra uno è proprio cattivo, mi sembra che è una delle caratteristiche che secondo me molto bravo anche da ci manca, appunto, un po' di cattiveria agonistica, è uno che tiene bene la posizione. Bene, attacco Mirko Carretta 5,83, Tremolata 6,44, Montalto 8,96, mi sembra meritatissimo. Albadoro 7,33, sì, sono d'accordo, è entrato bene anche Albadoro, ha tenuto palla, ha preso un po' di punizione, ci ha fatto rifiatare, sembra, no? Pocheschi 6,82 e l'arbitro Paolo Saia di Palermo 4,29, direi Pocheschi stavolta volando, beh, io dico che però... con la difesa che aveva a disposizione ha avviato 3 gol. Ha preso del gol, però insomma è andato 4-1. Poi dopo io non credo che sia colpa di Pocheschi se la squadra si distrae e si affiasca. Stavolta. No, ma infatti non era insufficiente. Dico però 6,82 è un bel voto. 7, beh, no, io sono d'accordo invece questa volta. Guarda, come allenatore. Con il voto sono d'accordo, perché oggettivamente adesso analizzandola un po' più nel profondo, era una partita dalla vita o la morte, per Pocheschi questa qui. Si è dovuta giocare senza. Tre quarti della difesa titolare, l'ha giocata bene, ti trovi sotto dopo 3 minuti, insomma. No, per me è sufficienza piena. Poi dopo è tutto perfettibile. Abbiamo detto tante volte, come allenatore ne abbiamo visti molti di peggio, diciamola. Ma molti di peggio. Potrei fare una lista di almeno 3-4 pagine.